Domani alle 20:45 allo Stadio Adriatico Cornacchia, terzo impegno stagionale per il Pescara che affronterà l'Arezzo. Una vittoria contro la Juventus Next Generation e un pareggio a Perugia nei primi due impegni stagionali. Il tecnico Zeman chiede più concretezza sotto porta. La buona notizia è che tutti gli effettivi saranno a disposizione. Aloy ha recuperato dal problema al ginocchio e ha lavorato con la squadra in rifinitura. Ha lavorato parzialmente in gruppo anche l'attaccante Tommasini, che però verrà regolarmente convocato. I dubbi di formazione sono soprattutto in mediana, ma andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli le parole del tecnico Zeman. Intanto, se ci può dare le ultimissime su come sta la squadra. E chiedo subito quanti e se ha dove hai dubbi. Grazie. Vabbè, ultimissima solo che praticamente siamo tutti, quindi tutta la rosa è a disposizione e non stiamo male, però incontriamo una squadra pericolosa che gioca bene. Si conoscono tutti perché hanno vinto campionato l'anno scorso e gran parte dei giocatori è rimasta. Quindi è una squadra che c'è entusiasmo, che ha voglia. I dubbi dove li ha? Se li ha? I dubbi di Pescara 11 del 27. Stanno tutti bene. Questa volta non sono costretto a cambiare, anche se poi bisogna guardare anche sulla partita prossima, nel senso che martedì si rigioca e quindi vorrei, se si può, durante la partita, cambiare qualche cosa. Allora, mister, io le faccio proprio una domanda sull'Arezzo. Lei ha parlato di entusiasmo, di squadra che si conosce bene, che ha vinto il campionato, ma dal punto di vista tattico, da quello che ha visto, che squadra è? Dove sono bravi? Vabbè, loro giocano 4-2-3-1 e sono pericolosi. Avanti hanno due giocatori importanti e dietro anche lì loro stanno abbastanza alti in fase difensiva quando perdono la palla avanti e bisogna cercare di sfruttare anche quello. A dove vorrebbe vedere ulteriori miglioramenti a stretto giro, al di là delle palle gol non concretizzate? Vabbè, io li voglio vedere dappertutto, ma è normale che, visto che si gioca a vincere, bisogna fare gol. Noi avevamo occasione già con la Juventus di più di quei tre gol e anche a Perugia si sono riusciti a fare, poi purtroppo concretizzare un'altra cosa, ripeto, ci vuole più ragionamento nei ultimi 16 metri. Secondo lei due mancini naturali come Dagasso e Tungov possono giocare insieme come fatto nella prima amichevole di luglio, oppure preferisce altre caratteristiche? Grazie. Per me possono giocare insieme, anche perché per sfruttare il tiro di Tumiov è meglio che parte da destra. Per ora ha giocato a sinistra, infatti quando cercava tiro si allargava verso la bandiera e di lì non fa gol.